Lo sapevi che con il telescopio spaziale Kepler, che doveva osservare la variazione di luminosità delle stelle per determinare se alcune diminuzioni di luminosità erano dovute dall'orbita degli esopianeti, ha forse scoperto una stella intorno alla quale, probabilmente hanno ipotizzato gli scienziati, si trovano strutture artificiali? La stella di Tabby, nota anche come KIC8462852, è una stella che ha attirato l'attenzione della comunità scientifica internazionale e del pubblico per le sue insolite e drastiche variazioni di luminosità. Questa stella si trova nella costellazione del Cigno, a circa 1470 anni luce dalla Terra. Le sue variazioni di luminosità sono state scoperte grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale Kepler della NASA, che aveva il compito di cercare esopianeti tramite il metodo del transito, ossia osservando le diminuzioni di luminosità causate quando un pianeta passa davanti alla sua stella ospite. Noi è così che identifichiamo gli esopianeti. Il nome stella di Tabby deriva dalla scienziata che l'ha scoperta, Tabitha Bojan, l'astronoma che guidò lo studio iniziale che descriveva le strane caratteristiche di questa stella. Esistono pubblicazioni scientifiche ufficiali revisionate. Gli eventi di dimezzamento della luminosità osservati non erano per niente paragonabili con quelli tipicamente causati dai pianeti in transito. E, cari amici, cercherò di spiegarvi la cosa in maniera semplice. I dimezzamenti di luminosità della stella suggerivano qualcosa di molto più grande e irregolare che potrebbe bloccare parte della luce della stella. Parliamo di un oscuramento di circa il 22% di una stella più grande del nostro Sole. E ho fatto calcolare all'intelligenza artificiale quanto dovrebbe essere grande un ipotetico pianeta per oscurare il 22% della stella di Tabby. E parliamo di dimensioni impossibili, circa 6 volte le dimensioni di Giove. Dimensioni più simili ad una piccola stella che non ad un pianeta. Che si tratti di un pianeta è fuori discussione. Per mettere le cose in prospettiva, quando Giove passa davanti al Sole visto dalla Terra, copre meno dello 0,01% della superficie solare, causando una diminuzione della luminosità praticamente impercettibile. E parliamo di Giove, il pianeta più grande del nostro sistema solare, un gigante gassoso enorme, impensabile. Ecco. Mettendo a paragone le due cose, basterebbe questo a farci capire che è impossibile che per quanto riguarda la stella di Tabby si tratti di un pianeta in transito. Perché per oscurare il 22%, attenzione, non lo 0,2%, ma il 22% della stella di Tabby, il raggio dovrebbe essere circa di 1 milione di chilometri e ti illumino, non possono esistere pianeti del genere, perché se due corpi talmente enormi stanno troppo vicini e orbitano, si attraggono, secondo le leggi della fisica, creando un cataclisma nucleare. La comunità scientifica ne fu sbalordita perché no, quell'oscuramento non poteva assolutamente essere dovuto ad un pianeta. E quella che state guardando è l'analisi dell'intelligenza artificiale, proprio il calcolo matematico e fisico che vi ho riportato. Ciò rende estremamente improbabile, secondo le nostre attuali conoscenze della formazione planetaria e stellare, che un singolo pianeta possa causare le variazioni di luminosità osservate nella stella di Tabby. Ma allora, no? Se non è un pianeta in transito a causare la variazione così intensa di luminosità che abbiamo osservato in quella stella, che cos'è? Signori, attenzione, perché stiamo parlando, e davvero in pochi lo sanno, del soggetto di studio più interessante mai osservato. Diverse ipotesi sono state proposte per spiegare questi insoliti schemi di luminosità. Gli scienziati erano disperati e quindi sono davvero dovuti correre ai ripari. Una delle spiegazioni suggerisce che un gruppo insolitamente grande di comete o detriti, asteroidi e quant'altro potrebbe orbitare attorno alla stella e bloccare parte della sua luce quando passa davanti ad essa. Ma non è definitiva questa spiegazione, perché fasce di asteroidi di questo tipo non sono abbastanza dense per fornire schemi di riduzione così intensi e lineari. Per non parlare del fatto che le fasce di asteroidi e meteoriti orbitano solo intorno a stelle giovani, appena nate, e non è il caso della stella di Tabby, perché ha 6 miliardi di anni. Un'altra spiegazione possibile, che è stata ipotizzata, è un ammasso di pulviscolo molto caldo creatosi da un cataclisma celeste nelle vicinanze. Ma gli offuscamenti della stella di Tabby non sono fissi. L'osservatorio di Las Chambres dal 2015 al 2017 ne ha rilevati parecchi, e tutti erano offuscamenti a varia intensità, ed è stato stabilito che se una qualche sorta di pulviscolo spaziale immenso, signori immenso, stesse passando nelle vicinanze della stella,
l'offuscamento non sarebbe variabile, ma rimarrebbe fisso per centinaia di migliaia di anni. Chiaro? Centinaia di migliaia di anni. Un'altra spiegazione possibile è stata la variabilità intrinseca della stella. Alcuni ricercatori hanno ipotizzato infatti che la stella possa avere processi interni sconosciuti che causano variazioni di luminosità. Sebbene questo però non spieghi completamente l'entità e la durata delle diminuzioni osservate, per non parlare del fatto che sarebbe un unicum piuttosto forzato. E in definitiva, un'altra delle spiegazioni ufficiali in merito alla quale hanno ragionato gli scienziati come possibile spiegazione alle variazioni di luminosità sulla stella di Tabby sono delle megastrutture aliene. Una delle teorie più discusse e speculative, infatti, cari amici appassionati, propone che le variazioni di luminosità potrebbero essere il risultato di strutture artificiali costruite da civiltà aliene molto avanzate, come una sfera di Dyson, ossia come una gigantesca struttura ipotetica costruita intorno ad una stella per catturarne una grande quantità di energia. Ne ho già parlato sul canale, no? Più volte. Il mistero della stella di Tabby è talmente grosso che 1700 americani, per lo più scienziati e ricercatori, hanno donato attraverso una campagna Kickstarter di crowdfunding $100,000 per la ricerca ad un'equipe di 200 ricercatori guidati da Tabitha Boyjan. In questo video ho dato per scontato che voi abbiate una conoscenza accettabile delle grandezze cosmiche, ma se così non fosse, vi basti pensare che il Sole, signori, il nostro Sole, ha 1.300.000 volte il volume della Terra. Chiaro, 1.500.000 il volume della Terra. E quindi viene spontanea, no, la domanda? Verrebbe spontanea anche ad un cervello di criceto peloso. Cosa può offuscare una stella più grande del nostro Sole? Le conclusioni correlate ad una sfera di Dyson, cari amici, non sono arrivate da Jimmy, il visionario della stazione, ma da Jason Wright, professore di astronomia e astrofisica alla Penn State University, che ha riferito che l'unico ragionamento logico, cito, che rispetti le leggi della fisica e del cosmo stesso è che intorno a questa stella sia stato costruito qualcosa, ok? Qualcosa. Nei pressi della stella, ovviamente nei pressi, parliamo di milioni di chilometri dalla stella, ma comunque che nei pressi della stella sia stata costruita una sorta di mega struttura. E siccome il rasoio di Occam impone che il ragionamento più semplice e logico è spesso quello giusto, pensare che questa mega struttura ipotetica sia stata messa lì per assorbire quanta più energia possibile dalla stella non è sbagliato. Questo inoltre segue perfettamente il ragionamento della scala di Kardashev, dello scienziato, secondo cui una civiltà, per elevarsi a civiltà di tipo 2, deve trovare il modo di sfruttare tutta o quasi tutta l'energia proveniente dalla propria stella. Una mega struttura del genere, ma anche che ricopre il 10% della stella, quindi grande in modo apocalittico, permetterebbe di raccogliere talmente tanta energia che sarebbe capace di far avanzare una qualsiasi specie nel cosmo e di sostenerla per l'eternità. L'eternità. Permetterebbe ad una qualsiasi civiltà di colonizzare altri pianeti, di diventare una civiltà multiplanetaria, azzerando l'ipotesi di estinzione. Qualche anno fa, signori, è stato condotto uno studio molto interessante di cui voglio parlarvi. Non è facile, ma io, lo sapete, sono bravo a semplificare i concetti. Tu prova ad ascoltare. Usando i dati ottici del Gaia Observatory, un telescopio spaziale lanciato dall'Agenzia Spaziale Europea nel 2013, che forniva la visione più completa dell'intero cielo nel medio infrarosso prima del James Webb, i ricercatori che cosa hanno fatto? I ricercatori dietro il nuovo studio, che c'è la Penn State University in collaborazione con alcuni ricercatori della Cornell University, hanno analizzato 260.000 stelle nella Via Lattea, ok? Hanno analizzato semplicemente 260.000 stelle e le analisi per determinare che cosa hanno osservato sono in corso ancora oggi dal 2013. Dopo aver messo insieme la luminosità di queste stelle, quindi tutti i dati, no, correlati alla luminosità di queste 260.000 stelle, il team ha quindi creato modelli di sfere di Dyson che mostravano la loro temperatura potenziale insieme ai dati relativi e a quanta parte della stella avrebbe ricoperto potenzialmente la megastruttura. Percentuale che poteva andare dal 10% al 90% della superficie della stella, perché non è detto che tutte le sfere di Dyson
no, ricoprano tutta la superficie della stella. Hanno poi confrontato le misurazioni della temperatura e della luminosità delle stelle con i modelli e da questo hanno capito che potranno determinare il numero di stelle campione fra queste 260.000 che sarebbero compatibili con le misurazioni dei modelli per selezionare dei buoni candidati. Analisi statistica, una semplice analisi statistica. Dopo anni di ricerca, con l'aiuto anche dell'intelligenza artificiale, per farvela semplice, su 260.000 stelle campione, il team ha scoperto che più aumenta la superficie della megastruttura che ricopre una stella e meno è probabile trovarne. Mi spiego meglio. Il team ha scoperto che meno di una stella su 1000 è compatibile con una sfera di Dyson che ricopre il 10% della stella. Per quanto riguarda una megastruttura che ricopre il 50% di una stella, il numero è inferiore a una stella ogni 10.000, e per quanto riguarda invece una megastruttura che ricopre il 90% della sua stella, i dati statistici hanno fatto venire fuori un numero di una stella su 100.000. Esistono pubblicazioni ufficiali in merito a questi dati, e vi direte, dai, sono numeri troppo bassi per renderne possibile non solo l'osservazione ma anche l'identificazione. E io vi dico sì, ma occhio signori, occhio, perché lo studio è stato condotto solo su 260.000 stelle. Sapete quante stelle si stima che ci siano solo nella nostra galassia? Signori, occhio, solo nella Via Lattea. Si stima che ci siano dai 100 ai 400 miliardi di stelle. Chiaro, miliardi, Non so se avete bene in mente la differenza fra un milione e un miliardo. Comunque, vi aiuto io. Un milione di minuti equivalgono ad un anno e 11 mesi, mentre un miliardo di minuti equivalgono a 1903 anni. Ok? Ecco. Questo studio, che presuppone che ci sia una megastruttura aliena che ricopre il 10% di una stella ogni 1000 stelle, è stato condotto solo su 260.000 stelle, mentre solo nella Via Lattea si stima che ce ne siano dai 100 ai 400 miliardi. E per quanto sia un ambito di discussione molto speculativo, ecco fatto che le possibilità relative a delle megastrutture aliene diventano talmente probabili statisticamente che, dai, non voglio dire certe perché non ne abbiamo la certezza, ma comunque la matematica parla chiaro, ok? Dopo aver ristretto il numero potenziale di stelle che potrebbero ospitare delle sfere di Dyson, il team dietro lo studio adesso vuole restringere ulteriormente il campo a queste stelle per condurre una ricerca delle megastrutture aliene nella Via Lattea. Per comprendere appieno cosa sta accadendo in ciascuna di queste stelle, però, il gruppo dovrebbe analizzare i loro spettri completi, perché non basta solo l'analisi primitiva del transito, ma solo uno sguardo più attento ed effettivo alle loro distribuzioni di energia spettrale potrà in futuro consigliarci se, attorno alla stella di Tabby, ci sia una megastruttura aliena dal diametro di 700.000 km. Una cosa è certa. Questo ambito di discussione rimane uno dei più affascinanti della storia dell'astronomia e il mistero della stella di Tabby, al di là delle speculazioni, perché ce ne sono tante, no? Rimane uno dei più controversi e poco spiegati della scienza moderna. E tu, che idea ti sei fatto? Fammelo sapere in un commento e se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, fammelo capire con un like. Io vi ringrazio per essere stati con me e se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Adieu!